Niente, qua sono il generale, poi ci sono i dettagli. Io di solito li lascio sempre così. Visibilità. Qua si può creare la distanza. Questo però comunque questo servirà solo quando la rendiamo visibile. Dov'è? Vedete? Questo parametro visibilità lavorerà solo su quando noi la volemo vedere visibile. Allora, aumentandolo. Ok, vedete? C'è la luminosità. Aumentandola. Vedete, aumenterà la luminosità centrale. Possiamo mettere la polvere. Facciamo un gradiente. Vedete? Ora perché adesso aumentiamo un po', così si noterà di più. Vedete? Possiamo lavorare sui parametri dell'ombra. L'ombra possiamo mettere benissimo il colore che vogliamo. Vedete? Creerà l'ombra di solito. È sempre nera. Mappe morbide, o comunque si possono aggiungere anche nette. Non ci sarà la sfumatura, ma il taglio netto dell'ombra, vedete? Altrimenti ombra area. Vedete, sarà molto. Vedete, densità. Mettiamone un po' per far capire meglio. Che vedete? Non sarà netta come. C'è molto netta, si vedono molto i pixel. Vedete? Di solito mappe morbide che sono le più realistiche. Mentre qui abbiamo le caustiche che sono praticamente tutti i riflessi che si faranno sul. Però qua adesso non si noteranno molto perché non è frastagliato, diciamo, la superficie dove si devono creare le caustiche. Ora ne proviamo, vediamo cosa esce. Tipo quando si deve realizzare l'acqua, che si vedono quelle onde, quegli effetti di luce tipo fulmini nell'acqua. Sono chiamate proprio le caustiche. Mettiamoli, magari mettiamone 20.000. Non si notano molto. Niente. Abbiamo il disturbo, possiamo mettergli anche un disturbo sia sull'illuminazione che sulla visibilità, oppure entrambi. Facciamole sull'illuminazione per adesso. Vedete? Creerà questa sorta di disturbo come se ci fosse un albero quando deve filtrare i raggi. Possono aumentare le ottave. Togliere un po' di luminosità alla turbolenza. Si possono mettere anche turbolenza netta. Prendiamo questo. Vedete? Molto dark. Vedete? Disturbo, poi c'è la lente. Possiamo creare una lente qui sulla luce. Facciamo
facciamo questa qui adesso di cinema 4D che va bene. Giusto per far vedere. Vedete? Aumentiamo un po' la luminosità. Mettiamo magari così, via. Proviamo. Vedete? Crea l'effetto lente. Magari i riflessi anche. Ah, scusate. Un po' più di luce. Sono qui, vedete? Mettiamo un po' il raggetto. Bene, e qui invece la scena dove possiamo, diciamo, se vogliamo che un oggetto non venga illuminato dalla luce che abbiamo, possiamo benissimo escluderlo. Adesso in modalità escludi, però puoi fare anche includi. Io faccio escludi, per esempio voglio escludere la sfera, la trasciniamo qua dentro. La sfera non verrà illuminata. Vedete? Magari vogliamo che poi sia illuminata con un'altra luce, tipo quella area. La mettiamo così. E nella luce area voglio escludere il manichino. Per dare un effetto con un po' più di fonti luminose. Bene, credo che il concetto della luce sia quasi a posto. Possiamo anche cancellare. Poi abbiamo una camera target. Praticamente la camera target vedrà quello che praticamente seguirà l'oggetto che noi vogliamo che sia sempre inquadrato. Anche se ci spostiamo, deve essere sempre l'oggetto fisso in primo piano. E per fare questo, per vedere adesso praticamente in prospettiva, diciamo dentro la camera che noi guardiamo, andiamo su camere e selezioniamo la camera. Adesso noi vediamo quello che vede la camera. Andiamo a creare un oggetto, per esempio la sfera, l'andiamo a prendere, è figlia della camera. Ora, per noi, per spostare la nostra camera, clicchiamo questo e vedete che la camera ruoterà e l'oggetto la seguirà. Vedete, si muove. Possiamo farla ruotare. Vedete? Si muoverà sempre. Niente, segue solo l'oggetto in questo target. Possiamo andare sui parametri della camera. Mettiamo la proiezione in prospettiva, ma possiamo metterla anche parallela. Le varie angolazioni sopra. Vedete? Oh. L'area. Ci sono varie prospettive. Io preferisco questa, l'inquadratura, la prospettica. Possiamo fare la lunghezza focale. Vedete, più aumentiamo e più si avvicina. L'apertura. Il campo di vista. Qua, spostandola. Qui uguale uscirà dalla scena. Ma poi c'è la profondità, c'è il blur, però questo non lo si nota nelle immagini fisse perché quando faremo l'animazione si noterà. Vedete?